20 giugno 1937. In certi momenti ho conosciuto che le anime consacrate difendono la propria gloria, fingendo di difendere la gloria di Dio. Ma non si tratta della gloria di Dio, bensì della propria gloria. Quanto mi fa soffrire questo, Gesù? Quali misteri scoprirai il giorno del tuo giudizio? Come si possono rubare i doni di Dio? Oggi mi è capitato un grande dispiacere da parte di una certa persona secolare. Questa persona, sulla base di una cosa vera, ha raccontato molte cose inventate. E siccome queste cose sono state prese tutte per vere e diffuse poi per tutta la casa, quando sono giunte ai miei orecchi, mi si è stretto il cuore. Come si può abusare della bontà altrui? Ad ogni modo ho deciso di non dire nemmeno una parola in mia difesa e nei confronti di quella persona dimostrare ancora maggior bontà. Ma mi sono accorta che le mie forze erano troppo poche per sopportare ciò tranquillamente, dato che la faccenda è andata avanti per settimane. Quando ho visto che la tempesta stava per scoppiare e il vento cominciava a gettare la sabbia direttamente contro gli occhi, sono andata davanti al Santissimo Sacramento e ho detto al Signore: «Ti prego, Gesù, dammi la forza della tua grazia attuale, poiché sento che non ce la faccio in questa lotta. Difendimi con il tuo petto». E allora udì queste parole: «Non temere, io sono con te». E quando mi allontanai dall'altare, una forza ed una tranquillità singolare inondarono la mia anima, e la tempesta che infuriava urtò contro la mia anima, come contro una roccia. La schiuma della tempesta cadde su coloro che l'avevano provocata. Quanto è buono il Signore, che paga ciascuno secondo le sue opere. Ogni anima impetri per sé l'aiuto di una grazia attuale cooperante, poiché qualche volta la grazia ordinaria non basta. Quando il dolore sconvolge la mia anima, e l'orizzonte è buio come la notte, e il cuore è lacerato dalla tortura della tribolazione, o Gesù crocifisso, tu sei la mia forza. Quando l'anima offuscata dal dolore tende le forze e lotta senza respiro, e il cuore agonizza nell'amarezza dell'angoscia, o Gesù crocifisso, tu sei la speranza della mia salvezza. E così scorre giorno dopo giorno, e l'anima affonda in un mare di amarezza, mentre il cuore si scioglie in lacrime. O Gesù crocifisso, tu mi illumini come l'aurora. E quando il calice dell'amarezza ormai trabocca, e tutto congiura contro di lei, e l'anima vive momenti da Getsemani, o Gesù crocifisso, in te ho la mia difesa. Quando l'anima, consapevole della sua innocenza, accetta da Dio queste prove, e il cuore riesce a ripagare le molestie con l'amore, o Gesù crocifisso, cambia la mia debolezza in onnipotenza. Non è una cosa facile sopportare allegramente le sofferenze, in particolare quelle non meritate. La natura corrotta si ribella, e benché la volontà e l'intelletto siano al di sopra della sofferenza, dato che sono in grado di fare del bene a coloro che li fanno soffrire, tuttavia il sentimento sbraita molto, e come uno spirito inquieto, assalta la volontà e l'intelletto. Ma vede che da solo non può far nulla. Si calma, e si sottomette all'intelletto e alla volontà. Come uno spauracchio, si precipita nell'intimo. E fa molta confusione a volerlo anche solo ascoltare quando non è tenuto a freno dalla volontà e dall'intelletto. 23 giugno. Mentre pregavo davanti al Santissimo Sacramento, improvvisamente le mie sofferenze fisiche scomparvero. Udì nell'anima una voce: «Vedi che in un attimo posso darti tutto.
Io non sono vincolato da nessuna legge. 24 giugno. Dopo la Santa Comunione ho udito queste parole. Sappi, figlia mia, che in un attimo posso darti tutto quello che ti serve per compiere quest'opera. Dopo queste parole, una luce singolare è rimasta nella mia anima. Tutte le richieste del Signore mi sembrano così semplici che potrebbe compierle anche un bambino. 27 giugno. Oggi ho visto il convento di questa nuova congregazione. Ambienti ampi e spaziosi. Ho visitato ogni cosa di seguito. Ho visto che ovunque la Divina Provvidenza aveva fornito ciò che era necessario. Le persone che vivevano nel convento per ora erano in abiti secolari, ma vi regnava lo spirito religioso in tutta la sua pienezza. Ed io organizzavo tutto come voleva il Signore. Tutta a un tratto venni rimproverata da una delle nostre suore. «Come può lei, sorella, compiere tutte queste opere?» Risposi: «Non io, ma il Signore per mio mezzo, e ho il permesso per tutto». Durante la Santa Messa mi venne data luce ed una profonda comprensione di tutta quest'opera. Non rimase nella mia anima nemmeno un'ombra di dubbio. Il Signore mi ha fatto conoscere la Sua volontà quasi in tre sfumature diverse, pur essendo una cosa sola. La prima è quella nella quale le anime isolate dal mondo arderanno come vittime davanti al trono di Dio ed impetreranno la misericordia per il mondo intero. Imploreranno benedizioni per i sacerdoti e con la loro preghiera prepareranno il mondo per la venuta finale di Gesù. La seconda è la preghiera unita alle opere di misericordia. In modo particolare, proteggeranno dal male le anime dei bambini. La preghiera e le opere di misericordia comprendono in sé tutto quello che debbono fare queste anime. Nel loro gruppo possono essere accolte anche le più povere. Si impegneranno a risvegliare l'amore, la misericordia di Gesù, nel mondo pieno d'egoismo. La terza è la preghiera e l'attività caritativa, non vincolata ad alcun voto. Per la loro fattiva adesione parteciperanno a tutti i meriti, i privilegi della comunità. A questo gruppo possono appartenere tutte le persone che vivono nel mondo. Un membro di questo gruppo deve compiere almeno un'opera di misericordia durante il giorno. Almeno, ma possono essere parecchie, in quanto ognuno può compierle facilmente, e anche il più povero, poiché è triplice il modo di fare un'opera di misericordia: perdonando e confortando. Se non puoi con la parola, pregando. Anche questa è un'opera di misericordia. E le opere di misericordia. E quando verrà l'ultimo giorno, saremo giudicati su questo. E secondo questo, riceveremo la sentenza eterna. I canali delle grazie del Signore sono aperti. Cerchiamo di approfittarne, prima che arrivi il giorno della giustizia divina. E sarà un giorno tremendo. Una volta chiesi a Gesù come posso portare tanti misfatti, delitti di ogni genere, senza punirli. Il Signore mi rispose: «Per punire ho tutta l'eternità. Ora prolungo loro il tempo della misericordia, ma guai a loro se non riconosceranno il tempo della mia venuta. Figlia mia, segretaria della mia misericordia, non solo ti obbligo a scrivere sulla mia misericordia e a diffonderla, ma impetra loro la grazia, affinché anche loro adorino la mia misericordia». Oggi la mia anima ha provato un'angoscia così grande che ho cominciato a lamentarmi con Gesù. Come puoi, Gesù, lasciarmi sola? Io da sola non faccio nemmeno un passo avanti.
Tu ti nascondi, il confessore me l'hai tolto. Dopotutto sai, Gesù, che io da sola non so fare altro che sprecare le tue grazie. Disponi le circostanze in modo che padre Andraz ritorni. Ma l'angoscia non è terminata. Mi era venuta l'idea di andare da qualche sacerdote, raccontargli le mie tribolazioni, le varie ispirazioni, perché me le chiarisse. Questa idea l'ho manifestata anche alla madre superiora. La madre mi ha risposto: credo che per lei la situazione sia difficile, ma al momento, per la verità, non conosco un sacerdote che possa darle una risposta, e fra non molto tornerà il padre, e per ora, sorella, confidi ogni cosa a Gesù. Quando sono andata per un momento a parlare col Signore, ho udito nell'anima una voce: mia cara, non ti darò la grazia di confidarti altrove. E anche se ti rivelassi, non darò a quel sacerdote la grazia di poterti comprendere. Nel momento attuale, mi piace che tu sopporti pazientemente te stessa. Figlia mia, non è mia volontà che tu racconti a tutti dei doni che ti ho concesso. Ti ho affidato alle cure dell'amico del mio cuore, e sotto la sua guida la tua anima si svilupperà. A lui ho dato la luce per conoscere la mia vita nella tua anima. Figlia mia, quando ero davanti ad Erode, ti ho ottenuto la grazia di saperti innalzare sopra il disprezzo umano e di seguire fedelmente le mie orme. Taci quando non vogliono riconoscere la tua verità. Taci, così parlerai in modo più eloquente. Sappi, figlia mia, che se tendi alla perfezione, porterai alla santità molte anime. Ma se non tendessi alla santità, per ciò stesso molte anime rimarrebbero imperfette. Sappi che la loro perfezione dipenderà dalla tua perfezione, e la maggior parte della loro responsabilità ricadrà sopra di te. Non temere, bambina mia, ma sii fedele soltanto alla mia grazia. Satana mi ha confessato che sono oggetto del suo odio. Mi ha detto: mille anime mi recano meno danno di te quando parli della grande misericordia dell'Onnipotente. I più grandi peccatori riprendono fiducia e ritornano a Dio. E io? Così mi ha detto lo spirito maligno. E io perdo tutto. Ma per di più perseguiti anche me con questa illimitata misericordia dell'Onnipotente. E così ho conosciuto quanto Satana odia la divina misericordia. Non vuole riconoscere che Dio è buono. 29 giugno 1937. Oggi, durante la colazione, padre Andraz ha salutato per telefono tutta la congregazione. È già tornato da Roma, oggi stesso nel pomeriggio è venuto da noi. Tutte le suore professe, le novizie ed entrambe le classi delle allieve si sono riunite in cortile. Abbiamo atteso il caro padre. Le figliole l'hanno salutato con canti e con poesie, e poi l'abbiamo pregato di parlarci di Roma, delle tante cose belle che vi aveva visitato. Ha raccontato per 2 ore, e in conseguenza di ciò non c'è stato il tempo di parlargli in disparte. Oggi la mia anima è entrata in intima unione col Signore. Mi ha fatto conoscere che debbo rimettermi sempre alla sua volontà. In un attimo posso darti più di quello che tu puoi desiderare. 30 giugno. Oggi il Signore mi ha detto: molte volte avrei voluto innalzare questa congregazione, ma non lo posso fare per la sua superbia. Sappi, figlia mia, che alle anime superbe non concedo le mie grazie, ma tolgo anche quelle che ho concesso.
Oggi sua Yolanda mi ha chiesto di fare un patto. Essa pregherà per me, purché io preghi per la sua classe a Vilno. Io per la nostra opera prego sempre, ma ho deciso di pregare per 2 mesi per la classe di Vilno. E suor Yolanda reciterà, secondo la mia intenzione, 3 Ave Maria ogni giorno al Verbo incarnato, affinché io approfitti della grazia di Dio. La nostra amicizia è divenuta ancora più salda. 1 luglio 1937. Oggi, durante la recita dell'Angelus, il Signore mi ha fatto comprendere l'inconcepibile amore di Dio verso gli uomini. Ci innalza fino alla sua divinità. Si fa guidare unicamente dall'amore e dalla sua insondabile misericordia. Sebbene tu dia l'annuncio del mistero per mezzo di un angelo, sei tu stesso a metterlo in esecuzione. Nonostante la pace profonda di cui gode la mia anima, lotto continuamente. Talvolta intraprendo una battaglia accanita per seguire fedelmente la mia strada, cioè quella che il Signore Gesù vuole che segua. E la mia strada è la fedeltà alla volontà di Dio, in tutto e per sempre. Ma specialmente nella fedeltà alle ispirazioni interiori, per essere uno strumento docile nelle mani di Dio e portare a termine l'opera della sua insondabile misericordia. 4 luglio 1937, prima domenica del mese. Ritiro spirituale mensile. La sera mi sono preparata con molta cura. Ho pregato a lungo lo Spirito Santo, perché si degni di concedermi i suoi lumi e mi prenda sotto la sua speciale direzione. Ho pregato anche la Madonna, l'Angelo Custode, e i santi patroni, San Giuseppe, San Michele Arcangelo, Sant'Ignazio di Loyola, Santa Maria Maddalena, Santa Teresa d'Avila. Frutto della meditazione. Qualunque cosa Gesù ha fatto, l'ha fatta bene. Passò facendo del bene. Nel modo di comportarsi, era pieno di bontà e misericordia. La compassione guidava i suoi passi. Coi nemici ha mostrato bontà, cortesia, comprensione. Agli indigenti ha dato aiuto e conforto. Questo mese ho fatto il proposito di rispecchiare fedelmente in me questi tratti di Gesù, anche se ciò dovesse costarmi molto. Durante questa adorazione ho udito una voce nell'anima. Mi sono graditi i tuoi sforzi, figlia mia, delizia del mio cuore. Vedo ogni movimento del tuo cuore, col quale mi adori. Proposito particolare. Continuare lo stesso, unirmi a Cristo misericordioso. Per la sua dolorosa passione, pregherò il Padre Celeste per il mondo intero. Punto della regola. Osservanza rigorosa del silenzio. Penetrare nel profondo del proprio essere e ringraziare di tutto Dio, unendomi a Gesù. Con Lui, in Lui e per Lui do gloria a Dio. O Signore, amore mio, ti ringrazio per la giornata odierna, per avermi permesso di attingere i tesori delle tue grazie dalla sorgente della tua insondabile misericordia. O Gesù, non solo oggi, ma in ogni momento, attingo dalla tua insondabile misericordia tutto quello che possono desiderare l'anima e il corpo. 7 luglio 1937. Nei momenti di dubbio, cioè se l'anima è debole, preghi Gesù perché agisca Lui, sebbene sappia che dovrebbe agire lei con l'aiuto della grazia di Dio. Ma in certi momenti lasci che Dio faccia tutto Lui. 15 luglio. Un certo momento ho saputo che verrò trasferita in un'altra casa. Tale conoscenza è puramente interiore. Nello stesso istante ho udito una voce nell'anima.
Non temere, figlia mia. Il mio volere è che tu stia qui. I progetti umani falliscono. Debbono uniformarsi alla mia volontà. Quando ero vicino al Signore, ha detto: «Perché hai paura di mettere mano all'opera che ti ho raccomandato?» Ho risposto: «Perché in questi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?» Figlia mia, anche se non mi scorgessi, nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non puoi affermare che non ci sono. Tolgo soltanto la percezione di me stesso. E questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai in seguito. Sappi, figlia mia, una volta per tutte, che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima, e nient'altro. Oggi il Signore mi ha detto: «Figlia mia, mia delizia e mio compiacimento, nulla mi trattiene dal concederti le grazie. La tua miseria non è un ostacolo per la mia misericordia. Figlia mia, scrivi che quanto più grande è la miseria, tanto maggiore il diritto che ha alla mia misericordia. Ed esorta tutte le anime alla fiducia nell'insondabile abisso della mia misericordia, poiché desidero salvarle tutte. La sorgente della mia misericordia venne spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno. O Gesù, desidero vivere nel momento presente, vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita, utilizzare scrupolosamente ogni attimo per la maggior gloria di Dio, sfruttare per me ogni circostanza in modo che la mia anima ne ricavi un profitto, guardare ad ogni cosa da questo punto di vista, e cioè che nulla avviene senza il volere di Dio. O Dio di insondabile misericordia, abbraccia il mondo intero e riversati su di noi per mezzo del cuore pietoso di Gesù. In un momento passato da parecchio tempo, la sera vidi Gesù crocifisso. Dalle mani, dai piedi, dal costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi disse: «Tutto questo per la salvezza delle anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per loro salvezza». Io risposi: «Se guardo la tua passione, Gesù, io non faccio quasi nulla per salvare le anime». Il Signore mi disse: «Sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio, nella totale sottomissione alla mia volontà, conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che la sofferenza oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe, e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione sulla mia passione ti aiuta a sollevarti al di sopra di tutto. Compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire». 9 luglio 1937. Questa sera è venuta da me una delle suore defunte. Mi ha chiesto un giorno di digiuno e di offrire per lei in quel giorno tutte le pratiche di pietà. Le ho risposto che ero d'accordo. Il giorno dopo, fin dal mattino, ho espresso l'intenzione di offrire tutto a favore di quella suora. Durante la Santa Messa, per un momento, ho vissuto il suo tormento. Ho provato nell'anima una fame così grande di Dio che mi sembrava di morire per il desiderio di unirmi a Lui. La cosa è durata per un breve momento, ma ho capito che cos'è la nostalgia delle anime del Purgatorio.
Subito dopo la Santa Messa, ho chiesto alla Madre Superiora il permesso per il digiuno, ma non l'ho ottenuto perché sono ammalata. Quando sono entrata in cappella, ho sentito queste parole. Se lei, sorella, avesse digiunato, avrei ottenuto il sollievo soltanto questa sera. Ma per l'obbedienza che le ha proibito di digiunare, ho ottenuto il sollievo immediatamente. L'obbedienza ha un grande potere. Dopo tali parole udii, Dio gliene renda merito. Prego spesso per la Polonia, ma vedo il grande sdegno di Dio contro di essa, perché è ingrata. Faccio ogni sforzo dell'anima per difenderla. Ricordo continuamente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando vedo la sua ira, mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e immergo in esso tutta la Polonia. E allora non può fare uso della sua giustizia. O patria mia, quanto mi costi! Non c'è giorno che non preghi per te. Una frase di San Vincenzo de Paoli. Il Signore mette sempre mano ad un'opera, quando toglie di mezzo ogni sostegno umano e ci ordina di eseguire qualche cosa che sorpassa le nostre forze. Gesù. Da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piaga del mio cuore è la sorgente della misericordia senza limiti. Da questa sorgente sgorgano tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano. Desidero riversarle sulle anime degli uomini. Parla a tutto il mondo della mia misericordia. Finché viviamo, l'amore di Dio aumenta in noi. Fino alla morte dobbiamo impegnarci per l'amore di Dio. Ho sperimentato e conosciuto che le anime che vivono nell'amore si distinguono per una grande perspicacia nel conoscere le cose di Dio, sia nella propria anima, sia nelle anime degli altri. E le anime semplici, che non hanno un'istruzione, si distinguono per saggezza. Alla 14ª stazione provo una sensazione strana per il fatto che Gesù va sottoterra. Quando la mia anima è tormentata, penso soltanto così. Gesù è buono e pieno di misericordia. E anche se la terra si aprisse sotto i miei piedi, non cesserò di aver fiducia in Lui. Oggi ho udito queste parole. Figlia mia, compiacimento del mio cuore. Con delizia guardo la tua anima. Invio molte grazie unicamente per riguardo a te. Trattengo anche molti castighi unicamente per riguardo a te. Mi trattieni e non posso esigere giustizia. Mi leghi le mani col tuo amore. 13 luglio 1937. Oggi Gesù mi ha illuminato sul modo di comportarmi con una delle suore che mi aveva interrogata su molte questioni spirituali, sulle quali aveva dei dubbi. In fondo però non erano questioni che le interessavano. Voleva sapere il mio parere su di esse per avere qualcosa da raccontare su di me alle altre suore. Se almeno avesse ripetuto le medesime parole che le avevo detto, senza alterarle, senza aggiungervi altro. Gesù mi ha messo in guardia nei confronti di quell'anima. Ho deciso di pregare per lei, perché soltanto la preghiera può illuminare quell'anima. O Gesù mio, nulla può indurmi ad abbassare il mio ideale, cioè l'amore che ho verso di te. Benché la strada sia così tremendamente irta di spine, non ho paura d'andare avanti. Anche se la grandine delle persecuzioni mi copre, anche se gli amici mi abbandonano, anche se tutto congiura contro di me, anche se l'orizzonte si oscura, anche se la tempesta incomincia ad imperversare e sento che sono sola a dover far fronte a tutto. Allora in tutta tranquillità confiderò nella tua misericordia. La mia fiducia
non rimarrà delusa, oh Dio. Oggi in refettorio, mentre mi si avvicinava una suora addetta a servire, ho provato un gran dolore nel punto delle piaghe. Mi è stato concesso di conoscere lo stato della sua anima. Ho pregato molto per lei. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una tempesta tremenda. Mi sono stesa con la faccia a terra e ho cominciato a recitare le litanie dei santi. Verso la fine delle litanie mi ha preso una tale sonnolenza che non sono riuscita in maniera assoluta a terminare le litanie. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: «Gesù, placa la tempesta. La tua bambina non riesce a pregare più a lungo, casca dal sonno». E dopo queste parole ho spalancato la finestra. Non ho nemmeno messo i ganci. Una suora mi ha detto: «Ma cosa fa, sorella? Il turbine scardinerà la finestra». Io le ho risposto: «Dorma pure tranquillamente». E subito la tempesta è cessata del tutto. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, non sapendo come spiegarla. Io a questo non ho risposto nulla, ma fra me ho pensato: Gesù e la piccola Faustina sanno come spiegarlo. 20 luglio 1937. Oggi ho appreso che devo andare a Rabga. Avrei dovuto partire solo dopo il 5 agosto, ma ho pregato la Madre Superiora di permettermi di partire subito. Non sono andata da Padre Andraz, ho chiesto di poter partire possibilmente quanto prima. La Madre Superiora si è un po' meravigliata per questo, perché voglio partire così presto. Io però non ho dato spiegazioni, né ho chiarito il perché. Questo resterà un segreto per l'eternità. Per simili evenienze ho fatto un proposito che manterrò. 29 luglio. Oggi parto. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un viaggio felice. Tuttavia nella mia anima silenzio e buio. Sentivo che ero sola, non avevo nessuno. Ho pregato Gesù di stare con me. Ad un tratto ho avvertito nell'anima uno spiraglio di luce. Gesù era con me. Ma dopo questa grazia aumentarono le tenebre. Un buio ancora più fitto è penetrato nella mia anima. Allora ho detto: «Sia fatta la tua volontà. Tu puoi tutto». Mentre andavo in treno ed osservavo dal finestrino i dintorni stupendi e le montagne, cominciai a provare nell'anima tormenti ancora maggiori. Quando le suore mi salutarono e cominciarono a dimostrarmi la loro cordialità, la mia sofferenza aumentò. Avrei voluto nascondermi, riposare un momento in solitudine, restare sola. In quei momenti nessuna creatura è in grado di confortarmi. E anche se volessi dire qualcosa di me, proverei un nuovo tormento. Perciò in quei momenti ho taciuto e in silenzio mi sono sottomessa alla volontà di Dio, e questo mi ha dato sollievo. Dalle creature non pretendo nulla. Tratto con loro solo se lo esige la necessità. Non farò confidenze, se non nel caso che sia necessario per la gloria di Dio. Sto trattando familiarmente con gli angeli. Qui però la salute va così male che sono costretta a rimanere a letto. Sento degli strani, acuti dolori in tutta la cassa toracica. Non posso muovere nemmeno una mano. Ho passato una notte in cui ho dovuto rimanere distesa, senza fare alcun movimento. Se mi muovevo, sembrava che mi si spaccasse tutto nei polmoni. E quella notte non finiva mai. Mi sono unita a Gesù crocifisso e ho pregato il Padre Celeste per i peccatori. Dicono che una malattia di petto non procura dolori così acuti. Io però questi dolori acuti li provo continuamente. Qui la mia salute è talmente peggiorata che devo mettermi a letto.
Una suora ha detto che qui non mi sentirò meglio, poiché Rabka non è adatta per tutti i malati. Oggi non ho potuto nemmeno andare alla Santa Messa, né alla Santa Comunione. Fra le sofferenze dell'anima e del corpo, tra me ho ripetuto: «Sia fatta la volontà del Signore. Io so che la tua generosità è irraggiungibile». E improvvisamente ho udito il canto di un angelo. Narrava cantando tutta la mia vita, tutto ciò che aveva contenuto in sé. Rimasi stupita, ma acquistai anche forza. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione continua. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere. Mi ha guardato con molta cordialità, mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera e mi ha promesso il suo aiuto particolarissimo, la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere richieste e avverto la sua speciale protezione.